Salvatore Valeri, eccoci qui in questo nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls 5 Skyrim, l'Anniversary Edition. Io sono l'Arax di Cormaris, come sempre. E nello scorso episodio ci hanno lasciati con l'ultima missione, distruggere Dawnguard insieme a Sentenza di Sangue, ed era l'ultima missione dell'espansione, appunto, Dawnguard, che appunto, come hanno detto molti, tra cui anche lo stesso Leonidas, è un'espansione molto gnè che lascia molto il tempo che trova, però ora chi se ne frega, partiamo in pompa magna riprendendo prima di tutto il nostro bellissimo gattone blu lasciando Serana, che a quanto pare, come mi ha chiarito Francesco, per quanto riguarda il fatto che lui non potevamo curarla dal Ego, it's for vampirismo. you. Hello, my friend. It is nice of you to visit. Oh, non c'è di che, Nico. Dicevo, per quanto riguarda Serana, che non potevamo curarla, era per il semplice fatto che a quanto pare solo se è con i Dawnguard può essere curata, in alternativa diventa impossibile perché appunto facciamo parte dei vampiri, anche se These niente, avrei paintings are preferito. very unique, in a good way. Thank you. Well, I like to think so. Maybe one day you could paint a picture of the three of us saving the world. Unfortunately, I think I could only fit two of us onto a sheet. Well, you could always put my friend and I on one sheet and you on another, then hang them side by side. Or I could take a single sheet, paint you and I on one side and your friend on the other. Maybe you should not paint us until you get some bigger paper. Mio caro Yes, Inigo, I wouldn't want to hurt anyone's feelings. povero, povero. Greetings. Prima di tutto iniziamo con Good. Inigo, Let us get seguimi. going then. Langley, we Chiaramente. must be on our way. See you later. Cheerio. Do try to stay alive, will you? Bene, abbiamo fatto una lunga e larga, hai fatto una lunga e larga permanenza con il nostro amichetto. E a parte questo, Inigo, Something on your mind? I'm idee? thinking this is a beautiful location. It must be hard to get supplies out here, though. Infatti è una bella domanda, chissà dove vi trova lui. A parte questo, direi che dobbiamo Okay, let us commerciare see what we have. e mi dai il tuo arco, la spada, tutta l'armatura, perché di fatto ora, oramai l'abbiamo portato più che What's a... No, next? no, I am magari here for nudo you. no, nudo no. Gli What diamo la is nostra mine is armatura di ambra, yours. anche perché di fondo oramai il nostro compito l'abbiamo assolto, quindi elmo, guanti, scudo, stivali e basta fondamentalmente. No, basta un par di palle perché ogni volta mi perdo in queste cazzate. Pooling our Direi che ti resources. servono delle armi decisamente, quindi gli diamo l'arco e chiaramente anche una spada. Spada d'ambra, ecco qua. I am always here for you, my friend. È molto più figo Inigo con l'armatura d'ambra. Noi invece ci possiamo mettere questa bella chiusa, tanto chi se ne frega, noi non parliamo, quindi non ci si vede moltissimo, ecco, qui in tutta la sua maestosità. Quindi, come sempre, riprendiamo il nostro scudo in F, armi F, così li mettiamo tutti nei preferiti, e risistemiamo l'inventario con tre, dov'è? Spada, chiaramente, 1. Perché mi dai due spade della follia? Vabbè, non farò nemmeno caso a questi piccoli bug. Dov'è lo scudo? Ah no, spada e scudo, giusto? No, quindi 2 e 1. Ecco, ora è molto più chiaro. Ok, rieccoci qui incattiviti. Guardate il nostro bello scudo, tutto bello pitonato. Perfetto, ora possiamo riavere un'armatura pesante dopo non so oramai quanti episodi. Ho dimenticato quando è l'ultima volta che abbiamo indossato un'armatura pesante. Quindi, ok, 3, ci prendiamo il nostro bello scudo, perfetto. Ok, fantastico. E ora direi che possiamo andare a assolvere qualche piccolo e minuto incarico che abbiamo lasciato in sospeso per troppo tempo. Infatti, signori, rieccoci qui nel bosco ammantato perché abbiamo l'anello dei puri miscugli che dobbiamo riconsegnare a Dawnstar, all'alchimista, che per fin troppo tempo abbiamo bellamente ignorato. Mentre ecco lì il nostro bel gattone che chiaramente
si impicca in ogni, cioè si impicca, no dai, poverino, si impiglia in ogni angolo, e direi quindi di possiamo, che potremmo tronare tranquillamente a Dawnstar. Ok, signori, quindi parliamo della nostra Frida. O il tuo anello. Grazie. Ora lascia che una vecchia alchimista ti sveli alcuni dei suoi segreti. Peccato che ho già alchimia al 100, quindi fammi sapere, non mi serve assolutamente a nulla. Più che altro volevo vedere se quindi... No, non ce l'hai. Proviamo a salvare, vediamo se la uccidiamo e lei ha l'anello, giusto per curiosità. Mi spiace, in realtà nemmeno tanto. Fallita ulteriori studi, seriamente. Non so il perché, però me l'ha fallita. Vabbè, facciamo finta di nulla. Per chi non si ricordasse che missione è quella che riguarda i pesci, quindi fondamentalmente me ne frego altamente di che cosa potrebbe riguardare nello specifico. Però l'anello non ce l'ha, è sparito nell'etere, quindi pace all'anima sua e all'oggetto unico che è. Ma ora, signori, siamo dal nostro amico Falion. Perché? Perché voglio curarmi dal vampirismo. Ora, mi spiace, Dova Kingslayer, per tantissimo tempo siamo stati insieme, per tantissimo tempo ho ascoltato i tuoi consigli, li ho applicati laddove potevo, nel migliore dei modi, a mia disposizione, e di questo ne parliamo fin da quando ho portato la serie... Ok, due coglioni. Ma se ti parlo? Le mie capacità qui sono molto utili a mantenere Mortal al sicuro. Ok, dicevo... Ho seguito i tuoi consigli fin da Morrowind, ragazzi, per chi è interessato può vedere tranquillamente la serie su Morrowind e Oblivion sul mio canale, che sarebbero gli antecedenti di Skyrim, ma in questo caso no, perché come giustamente ha anche detto Stefano, è più un malus che un bonus, dal momento che comunque quando vado a esplorare un dungeon da vampiro non posso raccogliere il loot, sono costretto a rifarmelo, ho il problema del sole e della resistenza al fuoco diminuita, ho anche il problema che comunque è noioso come sistema di potenziamento, perché l'ho visto, la maggior parte dei casi sono incantesimi e non sono nemmeno nulla di granché, non sono ad esempio il lupo che può evocare 4-5 bestie diverse, il lupo mannaro intendo. Dopo i gargoyle non puoi evocare più nulla e non sono nemmeno questo granché i gargoyle, diciamolo. Quindi di fondo, proprio per questo, mi spiace... ma sono costretto a curarmi e in questo caso non lo porterò nemmeno al massimo, anche perché di fondo essere un vampiro significa nemmeno che mi migliora le abilità e quindi di fondo ne viene meno proprio la base stessa di questo gameplay, che sarebbe almeno migliorare le abilità. Quindi fatto ciò, vediamo, prima che fagli un sincazzi, ho sentito dire che sei un esperto in vampirismo. Io conosco molte cose. Ho studiato argomenti al di là della portata di gran parte degli umani. Ho viaggiato nei piani dell'Oblivion, visto cose che non andrebbero viste. Bene! Ho conosciuto Daedra e Dwemer, e tutto ciò che c'è nel mezzo. E so abbastanza per riuscire a vedere un vampiro. Scusami. Là dove gli altri vedrebbero un uomo. Dove hai incontrato i Dwemer? Perdonami, in quale piano dell'Oblivion hai raggiunto i Dwemer? Perché non glielo chiedi, Cristo, che me ne frega ora della cura del vampirismo? Perché sei così sicuro che io sia un vampiro? Ne ho conosciuti diversi come te nel corso dei miei studi sulla magia di longevità. Ho anche pensato di diventare io stesso un vampiro. Alla fine, il vampirismo metterebbe in pericolo la mia pupilla Agni, il che renderebbe vano lo scopo iniziale. Sto cercando una cura. È possibile. Conosco un rituale, ma non l'ho mai effettuato. Richiede una gemma dell'anima piena. Dovrai uccidere qualcuno. No, non ti preoccupare, ne ho una ventina da inventare. Quando hai una gemma piena, torna da me ed effettuerò il rituale. Infonderò il tuo corpo morto di nuova vita, vampiro. Vattene, me lo dici con disprezzo, però. Di notte resta in casa. È pericoloso uscire. Vuoi acquistare la tua gemma dell'anima nera? Non lo vendo a tutti, ma per te farò un'eccezione. Il costo per sostituire la gemma è piuttosto alto. Gemma dell'anima, così, una gemma dell'anima nera, nulla di che. Vabbè, comunque ho una gemma dell'anima nera carica. Molto bene. Vediamoci all'alba presso il cerchio dell'evocazione nella palude. Distruggeremo la creatura che sei ora. Ok.
Vediamo cosa. Sì, me ne sto andando con calma. Dicevo, incontra Falion all'alba. L'alba sarà breve. 2, 3, 4, 5. Ecco, parla Falion. Falion è lì. Quindi nemmeno ci conviene fare tutto il giro. Tagliamo direttamente per il lago. E a quanto pare, nonostante tutto, come del resto avevamo già analizzato tempo fa, Falion non ha smesso di fare i suoi rituali oscuri al Cerchio delle Pietre. Anche se qui io ripeto una cosa che mi dà fastidio in Skyrim, che è già successa con l'ultimo Falmer, sta succedendo ora. Cioè, cazzo, questo qua mi dice che parla, che ha parlato con i due Emer. Quello mi dice che l'ultimo Falmer, o più per essere concreto e non offensivo, Elfo della Neve. E non gli fai due domande messe in croce, seriamente. Che palle, che due coglioni. Morrowind. Trovate l'ultimo Dwemer e ci ho fatto anche un video sopra, gli potete fare una miriade di domande. Certo, la maggior parte non vi sa rispondere perché nemmeno lui sa di fondo cosa è successo ai suoi fratelli Dwemer. Però almeno ci prova, qui proprio fa finta di niente. Ah, sei l'ultimo Falmer. Ah, ok. Del resto li incontri ogni giorno i Falmer, come del resto anche i Dwemer. Ragazzo? Bene, sei qui. Come Già, vediamo di farla finita. desideri. Ok. Io chiamo i reami dell'Oblivion, la casa di coloro che non sono i nostri antenati. Ascoltate la mia supplica. Come nella morte c'è una nuova vita, così nell'Oblivion ciò che era finito comincia. Io evoco quel potere. Accettate l'anima che vi offriamo. Come il sole interrompe la notte, poni fine all'oscurità di quest'anima. Riporta alla vita la creatura che vedi di fronte a te. Il rituale è completo. E te ne vai così. Bene. Le mie capacità qui sono molto utili a mantenere morta la neve, al sicuro. Quindi ora non sono più un vampiro? A quanto pare sì. Per sicurezza, se io mi tolgo l'elmo. No, no, rimetti a posto la spada, mio amico. Ok, i miei occhi sono tornati a brillare di azzurro, quindi no, la mia pelle è diventata di nuovo scura. Non sono più ufficialmente un vampiro, signori. Ben venga, era anche ora. Ma signori, in tutto questo sono anche costretto a ricordarvi che siamo nel 190° episodio e come ogni 10 episodi ci tocca una missione da Edrica, o quantomeno qualcosa di simile, dal momento che tutte le missioni da Edriche o simili le abbiamo finite, ma credo qui nell'Arcanium del College di Winterhold di aver trovato una cosa, in particolare dell'Accademia di Winterhold si intende, signori. Questo libro, appunti di ricerca di Erania, e inizia la missione Una questione di orgoglio. Sono arrivata nell'Accademia di Winterhold che mi ha generosamente permesso di usare la sua ricca biblioteca, un'ottima notizia visto che è un piccolo tratto che separa l'Accademia dalla tregua di Sivtur a nord di Windelm. Il freddo mi è entrato fin nelle ossa. Ora sto cercando un modo per entrare nella tomba di Sivtur, basandomi sulle iscrizioni che ho trovato vicino alla sua entrata. Il mio obiettivo è trovare l'amuleto di Sivtur, che cazzo di nome di merda è, e la tomba della nemesi di Sivtur, Magarati. Che cazzo di nomi d'ord di merda. Inizierò da alcuni testi sugli antichi eroi Nord e procederò al ritroso da lì. Finora non ho avuto fortuna, sono scoraggiata, ma non perdo le speranze. Le risposte che cerco sono da qualche parte nelle mie, tra queste mura. Che svolta, da quel che ho trovato nelle mie ricerche, pare che l'amuleto di Sivtur sia stato tramandato di padre in figlio per generazione. Se ho seguito correttamente gli alberi genealogici, gli unici discendenti in vita di Sivtur sono i guerrieri nati, un clan che abita a Winterhold. Se ho ragione, è probabile che l'amuleto di Sivdur sia nelle mani, sì, lo dirò ogni volta così se ve lo state chiedendo, sia nelle mani del figlio più giovane del clan, un certo Lars guerriero nato. Devo andare a indagare. Ho trovato poche informazioni, ma sembra che Magrati fosse un importante sacerdote del culto del drago. A quanto pare ha ucciso il fratello di Sivdur per rivendicare il
Il possesso di una miniera d'argento si dice che sia stato sepolto al tumulo della Coltre di Fuoco vicino a Ilverstead, che credo l'abbiamo più che tranquillamente esplorato. Adesso devo trovare alla tregua di Sivdur per prendere altri appunti, poi mi recherò a est di Windelm, dove potrò trovare dei mercenari disposti ad aiutarmi nella mia impresa. Ok, quindi andiamoci a Ci risolvere siamo! questa questione. Cerca di Non è trovarlo! oggi. Bravo Inigo, vai di cattiveria. Mi sei proprio Cosa è mancato, successo? Inigo. Non sei inutile come Serana. E di questo te ne sono più che felice. Cos'è successo? Dei seguaci di Boezia sono chiaramente entrati nella biblioteca e voi non ve ne siete minimamente accorti, ma del resto la biblioteca non è famosa certamente per le sue alti, grandi e formidabili difese. Direi proprio di no. Ma signori, prima di venire in questa zona, prima di continuare la nostra missione, dal momento che ci hanno attaccato dei seguaci di Boezia, sono venuto dal Secello di Boezia e ho trovato niente che poco di meno che la nostra Erania, che ha il suo diario, che ora sono curioso di leggere per capire perché è morta fondamentalmente. Quindi, diario di Erania. Il mio nome è Erania e sono una storica imperiale. La mia ricerca di antichi manufatti mi ha portato tra le sabbie di Edsbury e le foreste di Valenwood. E ora, nell'inospitale nord di Skyrim, nell'inospitale nord di Skyrim, sono alla ricerca di Goldbrand, una katana d'oro che si dice venne forgiata dai draghi e racchiude il potere del principe daedrico Boezia. La spada ha avuto molti proprietari, l'ultimo fu l'imperatore Titus Mede II. Si dice che l'abbia usata durante la battaglia dell'Anello Rosso. Dopo la battaglia, Mede II, uno dei suoi agenti, riportò la spada nella tomba del suo possessore originario, Sivdur, un antico guerriero nord che combatté in difesa dei draghi. Ed è proprio lì, alla tregua di Sivdur, che secondo le voci giace Goldbrand. Mede II sentì di non avere il diritto di reclamare per sé la spada e che doveva restituirla al suo primo proprietario. Negli archivi imperiali non ci sono testimonianze scritte sulla posizione della tregua di Sivdur. Ciò nonostante, ho scoperto una strana lettera su una missione con un carico importante e insieme una mappa. A quanto pare si tratta dell'unica testimonianza scritta della missione per riportare Goldbrand a Skyrim, e la mappa dovrebbe portare alla tregua di Sivdur. Si trova in una caverna nelle montagne a nord di Windelm. Secondo le mie scoperte adesso ho altro di cui occuparmi. A quanto pare dovrò intraprendere un viaggio. Ho documentato tutte le mie scoperte su un altro diario. Inizio a pensare di aver attirato attenzioni indesiderate. Si dice che vicino a Windelm si raduni un gruppo di pericolosi seguaci che venerano il principe daedrico Boezia e che siano molto interessati alla posizione di Goldbrand. Mi sembra già di aver visto più volte le stesse facce tra i passanti che incrocio. Devo stare attenta. A quanto pare non sei stata manco per un cazzo attenta dal momento che ti trovi non solo morta, ma anche tra i seguaci di Boezio, o perlomeno quello che rimane, si intende. E ora che abbiamo più parti di questa missione, signori, è innegabile che come prima cosa andiamo a trovare il traditore che si trova appunto nel tumulo vicino a Riverstead, che però credo che bene o male tutti ormai conoscano più che tranquillamente a memoria, non credo si possa fare praticamente una run in Skyrim senza trovarlo. Ed eccolo là, sconfiggi Magrati. Quindi, mio caro Magrati! Oh, andiamo seriamente, questo è il tuo meglio. È ora di andarsene, dai. Mi spiace, no, in realtà non me ne frega un emerito cazzo. Farina d'osso, bastone del ghiaccio e teschio di Magrati. Ok, per ora lo prendo, non so. Ah, ecco, per entrare nella tomba serviva il teschio, quindi era ben prevedibile. A questo punto, prima di entrare nella tomba, mi sembra più che giusto andare a recuperare come prima cosa l'amuleto, che quindi si trova nelle mani del nostro giovane Lars. No, tira su. Tira su. No. Era così. Ma puttana troia. Aperto? Sì, ha funzionato. Ok, rieccoci nella ridente Whiterun. Da quanti secoli non ripercorro Whiterun, signori. Comunque, Oh, cosa hai Lars. fatto? Ma ora Braith non mi guarda nemmeno. Grazie tante. Oh, non c'è di che. Ho sentito che tuo padre ti ha dato un amuleto antico e speciale. È vero? Sì. Sparisci. Mi serve, me lo daresti?
Volevo usarlo per trovare una spada magica. Non è emozionante? Come potrei dire di no? No, andiamo, era così veramente facile fregare questo bambino di merda. L'altro amuleto. Ah, è un semplice amuleto. Ok, e ora direi che possiamo tranquillamente dirigerci verso l'entrata della caverna. Rieccoci quindi, signori, che bello poi tra l'altro ritornare veramente con Inigo, mi fa ritornare bei ricordi, poi tra l'altro ora anche che è un'armatura ultra efficiente e anche noi siamo praticamente dei bestioni corazzati, sento che nulla ci può fermare. Ed eccoci alla tregua di Sivdur! Entriamo tranquillamente ma comunque armati perché vorrei evitare spiacevoli incontri. Mi potrei aspettare dei seguaci di Boe la Madonna, che cazzo è? In mezzo al ghiaccio qui è fiorita la neve? Cioè è fiorita la neve, che cazzo dico? È fiorita un'intera vegetazione. Ok. Salve. Non siete brave persone, beh? Non mi importa che sono il campione, vero? Ok. Semplice, veloce, efficace. Nota del seguace. Credo che... Ma mi aspettavo che tutti e tre avevano la stessa nota. Comunque, a parte questo, in libri... nota del seguace. Queste teste vuote non hanno scampo. Una volta che avrò reclamato Goldbrand, li avrò uccisi insieme al campione del nostro capo. Boezia non potrà far altro che nominarmi un suo prescelto. L'ho visto nei miei sogni. Stavo in piedi sul corpo senza vita del campione e brandivo tra le mani una katana dorata, ormai rossa del sangue dei miei nemici. Quindi diciamo che questa missione stiamo facendo nel tempismo giusto, dal momento che a quanto pare loro vogliono uccidere il campione di Boezia, cioè me. Quindi di fondo stavano ordendo questo proprio per prendere il mio posto. Devo risolvere l'enigma degli appunti di quella lieve imperiale ed entrare nella tomba. Poi avrò finalmente la mia vittoria. Ok. Mi spiace, l'enigma non l'hai svelato, ma io sì. Tavoletta scolpita. Io, Sivdur, guerriero e difensore dei draghi. Come difensore? Non combattevi i draghi? Qui riposo, il mio amuleto, simbolo del mio coraggio. Collocatelo qui e avrò prova delle mie gesta a Sovngrad. Perdonami, questo era il grande enigma che non riuscivi a svelare, mi sembra più che abbastanza chiaro. Ok, cuore di corvo, il pesce te lo puoi tenere, il cuore di corvo lo prendo perché metti caso mi serve per qualche pozione, diventa una rottura di cazzo andare a cacciare nostri amici rinnegati là sui monti di Markarth. Leggiamo gli appunti nel mentre. Sono arrivata all'entrata della tomba di Sivdur, incredibilmente intatta. Spero che anche all'interno si siano preservati altrettanto bene. Sperando che Titus Mede II non abbia incaricato qualcuno di saccheggiare le rovine più di 20 anni fa, quando si pensa che Goldbrand venne riportata al fianco di Sivdur. Posso solo sperare e mantenere la calma. Sembra che la cripta sia stata bloccata usando un antico sistema meccanico. Riuscire ad aprirla solo posizionando gli oggetti giusti sui piedistalli che affiancano l'entrata della cripta. Affascinante. Devo cercare le reliquie che mi permettono di aprire la cripta. Tornerò quando avrò altre risposte. Le iscrizioni parlano di due reliquie antiche. La prima è l'amuleto di Sivdur, con incisi simboli del suo grado e altre onorificenze. La seconda è il teschio del traditore di Sivdur e sua nemesi, Magrati. Non essendo riuscito a vendicarsi in vita, Sivdur chiede a noi di profanare la tomba del nemico e di posizionare il suo teschio vicino alla sua cripta sacra come una specie di trofeo. Macabro, ma non insolito in quell'epoca. Beh, non è ancora insolito ancora ora, ricordiamo che i nordi sono ancora un po' leggermente barbarici. Ora devo andare in cerca delle reliquie che mi permetteranno di aprire la tomba. Ho lasciato degli appunti dove ho svolto le mie ricerche nell'Arcanum dell'Accademia di Winterhold. Se dovesse succedermi qualcosa, forse qualcun altro continuerà la mia impresa. Ok, però diciamo che un po' tutto quello che va scritto già lo conoscevo. La mia neve si termina, eterna. Magrati, alto sacerdote e assassino di mio fratello. Il suo teschio, simbolo del suo tradimento. Collocatelo qui, lontano dalla sua famiglia, così che non abbia mai pace. A te. Ok. Buon salve, signori. Come va la vita? Non lo fare.
Sono felice che, non so, che ti sei spaventato e hai sparato il tuo urlo da tutte le parti fuorché dove ero io. Di questo non posso che vivamente ringraziarti, ragazzo mio. Tiriamo via la leva, diamo un'occhiata qui. Urna cinerà, sì, cinere, sì, vabbè. Funeraria, che cinerea. Dove cazzo siamo? Su Sea of Thieves. Potrei dire che ci sono un po' troppe vie per i miei gusti ora. Direi di andare qua perché a quanto pare è una via chiusa, quindi è la zona, insomma, dove troviamo il bottino e poi scappiamo via a gambe levate. Voi che fate qui seduti, tranquilli? Dove te ne vai? Ma per favore, su via. Tomo magico, carne di pietra, già lo abbiamo in realtà, quindi nulla di nuovo sotto il sole. Però, insomma, per un attimo ho paura, avevo visto che sembrava che si stava per rialzare. Cazzo, duro a morire il nostro ragazzo. Parte questo anche qui, minchia, questo tipo episodio nostalgia. Da quanto tempo non entriamo in una cripta di fatto minimamente esplorata? Quindi totalmente nuova di zecca, pronto per inebriarci del brivido del saccheggio, signori. Felici e tranquilli ci accinziamo in questa bellissima cripta, spero bellissima, oh, difficile. Perché mi devi mettere queste merdate qui a caso? Su via, vai che lo scasso, perfetto, 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 e vai così. Ok, nel mentre proseguiamo anche con una certa tranquillità, arco nota. Ah, quindi questo è fatto per difendere. Peccato che i Draug non l'avevano sviluppata come tecnologia. Sarebbe stato effettivamente interessante posizionare lì due Draug che scagliavano frecce appena entrati. Oh, porco Giuda, perché me ne dimentico ogni volta? Però tanto ora non siamo più vampiri, quindi chi se ne frega delle fiamme. Anche Inigo, guarda, sbeffeggiante e cattivo. Noi sbeffeggiamo la morte e la combattiamo aspramente, non interessandoci di queste povere creature. Mentre, signori, vorrei parlare di Boezia, però di fatto l'ho già fatto nell'episodio in cui trattavo proprio della missione di Boezia nel Secello, quindi non ha un granché di fondo da rispiegare, se non di fatto che Goldbrand è una spada comunque di sé per sé molto antica. La storia che è stata creata non è prontamente vera, perché così come è descritta sembra che è da secoli che si trova qui. In realtà no, perché di fatto Goldbrand la troviamo ad esempio in Morrowind. Tra l'altro lì c'è un easter egg divertente che non butta giù la quarta parete. Con quarta parete intendo la divisione che c'è tra il mondo di gioco e il nostro mondo, diciamo. Ho sentito un battere, pensavo, cazzo, hanno già buttato giù le tombe, è chiaro che appena andiamo là si aprono le tombe. E dicevo, qual era questa quarta parete, inteso come rompere il confine tra il videogioco e il mondo reale? E appunto è il fatto che la Goldbrand, tramite un procedimento molto particolare, in caso vi andatevi a vedere il video, signori, poteva diventare l'Eltonbrand, se ricordo bene, che o comunque un nome simile, che era riferimento a un giocatore della NBA. Quindi stiamo parlando della... eccola qui. Non oggi, non oggi, non oggi. Guarire guardia d'onore di Sylvdur. Ma tu che fai? Non ho capito. Guardia d'onore si gira e prova a scappare via. Cazzo di guardia d'onore di merda sei, non ho capito. Altro che questione d'onore, qui è questione di quanto corri via. Elmo Nord antico, io che speravo che qui si apriva col recupero della Goldbrand, onestamente. Sarebbe stato divertente provare a colpire Sylvdur. Quantomeno mi avrebbe reso felice di dire Sylvdur! Ok, la smetto. Eccola qui la nostra Goldbrand. 69 di danno, non altissimo, però infligge 30 danni da fuoco. I bersagli in fiamme, vabbè, subiscono ulteriori danni. Che è questa qui, la nostra spadina, come vedete a tutti gli effetti una katana dorata, molto molto bella. E di fatto, appunto, vi stavo dicendo che la spada in questo easter egg in Morrowind, tramite una procedura particolare, prendeva il nome di Eltonbrand, ora non mi ricordo esattamente, comunque un nome simile, che di fatto era appunto riferimento veramente a questo giocatore della NBA, ed era ultra iper divertente, perché poi nel dialogo usciva scritto un'esultanza da letteralmente da tifo, non da stadio in quel caso, ma da palazzetto in quel caso, dal momento che stiamo parlando di... Dove cazzo sono finito? Mi scusi. Mi perdoni.
an embarrassment. Ma la scala che abbiamo percorso non era questa, vero? Mi pare di no a questo punto. Però noi siamo usciti da qui. E sì. Che strano gioco è mai questo? Che strana situazione arcana è mai questa? Cioè, io esco di qui e mi trovo in un'altra zona? In che forma, in che maniera? Vabbè, facciamo finta di niente. Comunque, insomma, questo mezzo tifo da stadio era molto molto divertente. Tra l'altro un procedimento veramente assurdo, ma veramente assurdo. Ricordo che dietro ci sono stato con tanta rabbia, ma proprio rabbia, anche per il semplice motivo che di fatto non è fa... Ah, ma quindi noi abbiamo proseguito dritto, in realtà la nostra strada è qui, giusto? Sì, ok, quindi noi abbiamo bellamente proseguito dritto, ignorando che di qui c'era questa zona. Vabbè, signori, capita, alla fine non c'era nulla di particolare, oltre a stivali di vetro che si vendono bene, e gente rannicchiata. E poi, teoricamente, io sono arrivato al 100 in oratoria, ho più di 1 milione. Perché sto ancora raccattando cose come se avessi una spasmodica bisogno di oro? Semplicemente credo, la risposta già la conosco, è per compiacere la mia smisurata avarizia, che non ha mai eguali e non avrà mai fondamentalmente fino... No. Ok, bella la spada, ma non funziona per un cazzo come vorrei. Oh, andiamo. Non oggi. Ok. Beh, l'ultima imboscata hanno provato a farmela. Hanno provato liberatamente a farmela. Lascia d'ebano, me la porto. 5:27. Preciso, preciso per andare a casa. Con... Hai raccolto qualcosa? I'm here for you. Idee? No. My mind is a tree without a leaf at the moment. Ok, farò finta di nulla e continuiamo a proseguire nella nostra strada allora. A parte questo, direi, signori, che possiamo tranquillamente uscire, fieri e felici del fatto di essere tornati con Inigo, curarci del vampirismo, altra missione più o meno da Edrica, aver fatto la nostra prima avventura dopo secoli di nuovo con Inigo, tante cose belle che a me piacciono. Ritorniamo in carica, signori, e chiaramente al prossimo episodio si torna più che spediti che mai a iniziare la missione secondaria. Che chiaramente abbiamo, cioè secondaria, la storia principale che abbiamo chiaramente lasciato per troppo tempo in sospeso. Ma fatto ciò, sono innegabilmente costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. E direi che ci possiamo tranquillamente beccare nel prossimo episodio.